E nella mattinata di ieri invece c'è stata a Venezia una manifestazione di sostegno all'iniziativa per l'indipendenza del Veneto. Il nostro inviato ha raccolto le voci dal corteo. Veneto libero! Veneto libero! Veneto libero! Bellissima giornata qua a Venezia, di sole ma anche di manifestazione indipendentista. Certo, ci siamo e siamo in tanti perché vogliamo spronare il Consiglio regionale, chiediamo al Consiglio regionale semplicemente di lasciare esprimersi i veneti. Il referendum è un atto di democrazia e di libertà e vogliamo che dal Veneto quindi parta un segnale forte a Roma. Siamo stanchi di pagare in silenzio, siamo stanchi di vedere le aziende chiudere e i cittadini soffrire. Quindi qui è una giornata di sole, speriamo sia di buon auspicio perché veramente siamo in tanti leghisti e non gente veneta che vuole semplicemente tornare indipendenti perché solo così possiamo sopravvivere e dare risposte ai nostri cittadini. Che cosa ci si aspetta dal Consiglio regionale oggi? Ci sarà una decisione? Se mancasse un numero legale che cosa penserebbe? È una vergogna perché io l'ho detto e lo ripeto, il referendum è un atto di democrazia che nessuno può bloccare, nessun consigliere regionale, nemmeno la Costituzione, il popolo deve esprimersi. Poi se qualche consigliere non è d'accordo sull'indipendenza lo voterà al momento del referendum, ma proibire alla gente di dire sì o no credo sia un gesto antidemocratico che nemmeno la sinistra può permettersi. Quindi mi auguro che il buon senso e la forza della nostra gente, queste bandiere splendide che sventoleranno davanti alla Madonna della Salute, sveglino le coscienze e i cuori di quei consiglieri regionali, perché per una volta si sentano prima di tutto veneti e poi rispondano eventualmente al loro partito. A prescindere da quanti saremo oggi, è una vittoria, perché più siamo, più vicini all'indipendenza. Non c'è altro da dire. Né per il sì e né per il no. Senti, cosa ti aspetti oggi dal Consiglio regionale? Come sempre difficile, no? Io mi aspetto che ci sia tanta gente che vuole questo, perché la vittoria sarà arrivare fra 2, 3, 5 anni avere 100.000, 1 milione di persone in piazza. Questa è la vera indipendenza del Veneto. Tutto il resto sono chiacchiere. Facciamo questo e saremo indipendenti. Vogliamo l'indipendenza, l'indipendenza, vogliamo l'indipendenza. Assessore Daniele Stival, da questa parte del Canal Grande, il Consiglio regionale dove si deciderà per il referendum consultivo, dall'altra parte una manifestazione degli indipendentisti. Che aria tira qua in Consiglio regionale? Ma vedremo se il Consiglio regionale è fuori dal mondo o sta con i suoi cittadini. L'esercizio del referendum, cioè poter dare ai cittadini la possibilità di confrontarsi o comunque di dire la loro, credo che sia il massimo dell'espressione della democrazia. Noi chiediamo questo, che il popolo veneto possa dire la sua. Credo che sia appunto un esercizio di democrazia e quindi insomma il rispondere no a questo, al di là di tutti i cavilli burocratici, economici, giuridici, insomma il popolo deve contare più delle leggi. Dall'altra parte abbiamo visto una buona manifestazione di tante persone, anche bandiere della Lega Nord. Ma infatti fin dall'inizio con il Consiglio nazionale abbiamo detto ovviamente di appoggiare questo, il gruppo regionale della Lega lo ha appoggiato fin dall'inizio e ovviamente anche grazie soprattutto ai 20 consiglieri del gruppo della Lega che in questo momento riusciamo finalmente a discutere di qualcosa di importante per i veneti come è il ragionamento e il discorso dell'indipendenza. L'indipendenza può essere una soluzione per salvare il Veneto dalla bancarotta dello Stato italiano? Beh, in uno Stato che sta andando velocemente verso la bancarotta, l'indipendenza del Veneto può aiutare non solo il Veneto ma anche questa nazione a imparare come si governa le genti, soprattutto come si governano le risorse pubbliche, e può essere utile anche per l'Europa delle regioni e dei popoli avere una regione solida e solidale dal punto di vista anche economico. Allora anche tu qui? Eh beh, per forza, è il giorno storico oggi. Oggi si vota per darci la possibilità di scegliere e sceglieremo l'autonomia.
Davide Guiotto, siamo qui a Venezia, questa giornata storica. Giornata storica per tutti i veneti, perché qua siamo tutti insieme, da destra a sinistra, associazioni culturali, partiti politici. Finalmente per la prima volta siamo tutti insieme in piazza per chiedere una roba fondamentale, il diritto di decidere per il nostro futuro. C'è una battaglia non solo politica, ma anche culturale e identitaria. Noi abbiamo il diritto come veneti di decidere da qua in avanti cosa fare del nostro destino. Siamo tutti qua insieme.